Quindi inviterei qui al palco per il suo intervento Patrizio Bianchi, assessore non a caso scuola, formazione, università, ricerca e lavoro Hai messo anche della Europa? Regione Emilia-Romagna. Hai messo? Non c'è. No, aggiungilo, perché mi cucco anche Europa, guarda. Vabbè, però intanto ricerca, lavoro e scuola mi piaceva di più ai fini del convegno. No, L'Europa ci sta anche Europa invece, ci sta dentro anche quello, perché tu hai fatto prima Prego. vedere tre casi europei, tre casi di agglomerazione europee. No, io faccio, come si dice, un intervento ibrido, in cui metto anche però un po' di riflessione sulle cose che ho sentito. Mi pare che oggi abbiamo sentito sostanzialmente tre concetti. Il primo concetto è il discorso dell'economia di dimensione, che in un qualche modo mi dice, attenzione, meno scale e più, chiamiamola, agglomerazione. Il territorio si legge sotto la specie, subspecie, economia di agglomerazione, però se sono agglomerazione, perché un territorio in cui hai tante cose sparse, non è un vantaggio competitivo. Quindi c'è un problema di allineamento. Il problema di allineamento vuol dire che sia il produttore finale che tutti i subfornitori devono essere allineati continuamente sia sui livelli di standard di qualità sia sui livelli di capacità innovativa. E su questo, allora, questo è un primo mestiere di scuola e formazione. Scuola e formazione non servono soltanto per dare alle singole imprese singole competenze, ma servono anche per generare un livello di allineamento che diventa fondamentale non soltanto per rendere coerenti i linguaggi, ma anche per fare quell'operazione, Andrea, che tu dicevi prima, di continuo riassestamento delle competenze. Su questo io credo che poi ci sia un problema di dimensione del sistema nel suo insieme, e l'abbiamo visto nel confronto con gli altri due europei che dicevi tu prima. C'è un problema sicuramente di scala, non di singola impresa, ma a questo punto di sistema. E su questo non c'è dubbio che il discorso che faceva Fedeli prima diventa importante. Benissimo il territorio, ma non confiniamoci nel territorio. Il territorio è una dimensione, se vogliamo, relazionale, non è una dimensione geografica e amministrativa. Guai a Dio. E questo vale per tutti, ha ragione lei quando dice: attenzione che questo non vale soltanto per l'OIAM, vale per i subfornitori, ma vale per le istituzioni, ma vale per le università. Le università, del resto, il mestiere dell'università è quello di essere aperta, eh? Non c'è università senza apertura, e l'università è anzi il driver dell'apertura. Su questo io non ho nessunissimo dubbio, anche perché se l'avessi butterei via tutta la mia vita, ma questa è un'altra storia. Il tema di fondo di questa operazione e quindi che tipo di competenze? Torno sempre a Fedeli che ha dato una battuta, ma che poi avete ripreso tutti. Attenzione all'iperspecialismo, a tutti i livelli, eh? A tutti i livelli. Perché il vantaggio competitivo della formazione italiana è che in realtà tu dai sempre una visione, ma la visione tu ce l'hai se lavori su non solo specializzazione, ma anche su un altro concetto che è complementarietà. E questo diventa tanto più rilevante quanto più vai su nella catena del valore. Cioè, se per il compact questo può essere meno rilevante, tanto più vai sul premium, tanto più questo diventa rilevante. E allora le competenze, permettetemi, non sono solo ingegneristiche. Non sono solo ingegneristiche, perché i processi di innovazione sui megatrend che mi avete dato, quindi power, connectivity, barra digital e mobility, in realtà non vengono solo dal settore dell'automobile e non vengono solo dal settore strettamente meccanico. Vi faccio un esempio che, permettetemi, essendo una persona anziana, ho il diritto di farlo. Nel 1980, da giovane economista, facevo il segretario del piano auto nazionale e conobbi quello che probabilmente è stato uno dei grandi maestri dell'ingegneria meccanica e della progettazione, che era Calderale, Pasquale Mario Calderale, Politecnico di Torino, il quale mi faceva vedere che contestualmente disegnava i profili esterni della Fiat e le teste del femore. Attenzione, perché oggi molte delle risposte che voi domandate in termini di materiali, di progettazioni, di capacità anche di composizione di materiali diversi, probabilmente stanno dentro all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Cioè, laddove sembra lontanissimo,
ma la cosa che ha detto prima, che abbiamo detto prima, diventa cruciale. Cioè c'è un problema di confini non soltanto geografici, ma anche di settori, perché i processi di digitalizzazione e di innovazione, diciamo, dei materiali on demand, perché questa è l'innovazione dei materiali, materiali on demand, in realtà non stanno dentro un settore, sono assolutamente trasversali tra più settori. E quindi occorre che questo mestiere dell'università ci sia questa permeazione anche di processi di ricerca e di ricadute di ricerca. Su questo però faccio una considerazione. La mia impressione è che oggi in Europa soprattutto, è per questo che ho sentito su Europa, noi abbiamo caricato dentro alle istituzioni di ricerca, alle grandi istituzioni di ricerca, un potenziale di ricerca che non diventa innovazione. Cioè ho l'impressione che ci sia un tale accumulo di conoscenze che non riesce a trasformarsi in ricaduta nei sistemi produttivi. A me ha colpito molto, ho parlato l'altro giorno col direttore di ricerca del CERN. Il CERN con gli altri 8 grandi istituzioni di ricerca della dimensione del CERN, quindi Ginevra, il più grosso struttura di ricerca forse al mondo, hanno fatto fra loro 8 un consorzio che si chiama TRACT per la ricaduta delle loro potenzialità di ricerca. Quindi attenzione che qua l'idea dello spinoffaggio diventa assolutamente cruciale, e lo spinoffaggio è assolutamente trasversale. Così come quando parliamo di formazione dobbiamo farlo a tutti i livelli, non c'è soltanto un problema di ingegneri, c'è un problema sotto. Ricordo che con Lamborghini Ducati noi abbiamo fatto un accordo che è diventato assolutamente di riferimento, il famoso DESI, cioè quello del sistema duale Italia, che però si basa proprio su questo principio, cioè non l'addestramento professionale del quadro intermedio, ma la formazione ad assorbire innovazione e trasformarla in produzione. Attenzione a questo passaggio degli intermedi, perché benissimo gli ingegneri, ma soprattutto nelle nostre aziendine sono poi gli intermedi quelli che ti trasformano l'intuizione per un verso, la ricerca nell'altra, in attività produttiva. Quindi tutta la filiera di formazione. Non si prende un pezzo alla volta della filiera di formazione, perché se non si riesce a fare questa permeazione verticale, poi non riesci neanche a farla in termini orizzontali fra le diverse tipologie di impresa che tu hai nel tuo sistema. Su questo è chiaro che però c'è un livello anche sopra gli ingegneri. Noi abbiamo discusso molto, anche col Politecnico di Torino a suo tempo, fra la storia del 3 e del 2, non solo per ingegneria ma anche per architettura. Perché quando si passò al 3 più 2 l'idea era anche di articolare in maniera diversa, in modo che tu potevi fare un 3 da una parte, ma non tutti potevano fare tutte le specializzazioni dell'ingegneria. Quindi c'è un problema di mobilità, anche se vuoi di connettività all'interno del sistema universitario, questo l'abbiamo chiarissimo tutti. Però è chiaro che vi è un punto cruciale che voi avete toccato da tutte le parti, che è il tema chiusura-apertura. Non puoi immaginare di affrontare dei livelli di competitività interna e di concorrenza esterna immaginando che con le dimensioni non di Modena ma dell'Italia, e vi ricordo che in 10 anni i volumi produttivi in Italia ci hanno portato ad avere metà dei volumi produttivi della Slovacchia. Dico Slovacchia perché c'è la vicenda famosa che Lamborghini sa bene di Bratislava. Quindi c'è un problema di sistema paese. Se noi non abbiamo capacità però nel sistema Europa e nel sistema mondo di posizionare più forte le nostre capacità in quei segmenti che in tutto il mondo vengono percepiti come il luogo primo di attuazione ed esplicitazione dell'innovazione. Per questo il settore premium e motorsport è cruciale, perché non è soltanto un settore, non è soltanto un comparto, ma perché in un qualche modo viene percepito in tutto il mondo, in questo comparto e in altri comparti, come un luogo possibile per lo sviluppo italiano. Nella vicenda Lamborghini ce la siamo vista, ce la siamo raccontata molto questo tema con il gruppo Volkswagen Audi.
Però qua diventa fondamentale una cosa che io ho sentito ancora, formulata in maniera diversa da tutti, però noi dobbiamo essere riconoscibili anche dal punto di vista educativo e formativo come un luogo in cui si viene, non da cui si viene. Cioè bisogna riuscire a trovare un sistema premium anche nei settori di educazione superiore che permette in un qualche modo a dire all'ingegnere indiano vado lì perché lì comunque non soltanto ho un'educazione di base più alta, ma perché lì incontro quelli che da tutto il mondo vogliono studiare queste cose. E da lì il tema che abbiamo sviluppato con le nostre università di una alte competenze. Le alte competenze a noi servono perché sono l'apertura che ci permette di essere individuati e riconosciuti in giro per il mondo. Dove dentro ci sta anche il problema del gap specifico ingegneri Modena, ma che sta dentro però a questa visione della vera ambizione di diventare un punto di riferimento nel mondo in cui nel sistema automotive premium motori, diciamo così, noi possiamo essere considerati il punto in cui si va, perché diventa il punto di relazione. Quando lanciamo l'idea dell'Academy, cioè delle scuole superiori che stanno sopra le università e che devono essere fatte con le imprese. Io spero con le imprese qui intorno a questo tavolo, ma vorrei non solo con le imprese intorno a questo tavolo. E questo diventa quel corso residenziale, per definizione in inglese, perché non è neanche se la sa dire. E vogliamo che questo diventi un corso, non è soltanto per formare un qualche ingegnere o superingegnere per la provincia di Modena, perché noi immaginiamo che Modena abbia l'ambizione di essere il punto leader di un processo aggregativo che a livello nazionale ed europeo si riproponga come punto di riferimento globale per questo tipo di competenze, perché altrimenti purtroppo ha ragione lei. Va bene, ci siamo capiti. Se no, altrimenti si può avere anche una fase di sottodimensionamento di singole imprese in una fase di crescita. Ma se ti vuoi posizionare come punto di riferimento per le attività formative superiori, non guai a Dio immaginarle sottodimensionate. Qui c'è un enorme lavoro di complementarietà, un enorme lavoro di collegamento non solo con altre facoltà di ingegneria del nostro ambito, che io francamente considererei un punto di partenza necessario, ma mi pare che l'abbiamo raggiunto l'intesa con le altre università. E credetemi, non è sempre facile trovare dei punti di intesa fra universitari. Però, attenzione, questo è un punto di partenza. Quindi quando noi immaginiamo che Modena si candida per l'Academy di Ingegneria dei Motori, così come Parma per quello del Safety and Security sul Food, è perché noi immaginiamo di avere sviluppato qui competenze di complementarietà, cioè la capacità di mettere insieme i pezzi, perché noi qui stiamo sviluppando una grandissima attenzione non a generiche relazioni internazionali, ma al capire queste relazioni internazionali quanto sono a loro volta sicure and safety. E qua vengo però a un punto su quello che sono e diventano le infrastrutturazioni del territorio. Sì, qualche tempo fa potevamo immaginare che l'infrastrutturazione del territorio potesse essere le strade, le ferrovie, la connettività a banda larga. Vedete, metto già la connettività a banda larga nel passato. Io credo che un punto fondamentale su cui tutta l'Europa si sta ragionando è quello che chiamiamo big data, cioè il fatto di disporre nel territorio con un'agglomerazione che, vi ricordo, non è più soltanto dei prodotti, ma è delle competenze, su quello che diventa comunque l'infrastruttura portante di nuova industria e di nuova società, che è la capacità di gestire, mantenere, generare analytics, cioè gli strumenti per leggerli, e analizzare le applications, della quantità inaudita di dati che ognuno produce, che ognuno di noi produce. Cioè il tuo telefonino, il tuo iPad, la tua automobile, la tua lavatrice, il tuo televisore. E pensate quanti dati oggi richiede
la nuova industria digital. Beh, noi su questo stiamo lavorando moltissimo, stiamo lavorando moltissimo su base nazionale, stiamo lavorando moltissimo su base europea. Abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio tutti i presidi di big data nazionali. Il 70% dei flusso dati ricerca passa sul nodo Bologna, Modena, Emilia Romagna, cioè il Cinecca, l'INFN, quello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Guardate che in quei luoghi lì si sviluppano delle competenze che in termini proprio dei vantaggi competitivi diventano un vantaggio competitivo straordinario per un prodotto complesso come il sistema automotive, dove il dato digitale connectivity diventa cruciale e dove tutti i sistemi di innovazione dei processi comunque sono basati su big data. Quindi quando facciamo i vantaggi di agglomerazione del territorio, anche in questo caso, non pensiamo soltanto all'importante e necessaria filiera strettamente legata alla produzione di componenti per gli OEM finali, ma pensiamo nel suo insieme. Questa è anche la funzione delle istituzioni, se permetti. Non è soltanto di a domanda rispondi. La funzione è che noi dobbiamo pensare un sistema civile e sociale più ampio che costituisca il vero vantaggio competitivo per chi vuole investire. Perché se un'istituzione si riduce a essere a domanda rispondi, allora le istituzioni non servono, bastano dei bancomat. Noi abbiamo l'ambizione di fare una cosa di più, neanche di fare un buon caso. Sono anche stanco di pensare che l'Emilia Romagna deve essere quella della best practice. Noi stiamo piantando dei picchetti, dei picchettoni, in questo caso il big data è importante, per la costruzione di un sistema nazionale ed europeo che sia in grado di tenere non soltanto il passo con quanto sta avvenendo da altre parti del mondo. Ricordatevi sempre, io ricordo sempre, non sottovalutate il fatto della Cina, sta calando il 5,5, è arrivato di variazione del PIL, ma la quantità di investimenti fatti in ricerca spostano completamente il posizionamento dei cinesi. Noi stiamo piantando dei picchetti e quindi stiamo facendo una cosa che è difficilissima, ma che almeno noi stiamo provando a fare, cioè stiamo pensando in lungo, perché tutti questi processi, e tanto più se rilevanti i processi di ricerca, implicano una cosa che diventa complicatissima, perché implica il pensare in lungo e implica anche avere la capacità di mettere insieme le persone perché pensiamo tutti in lungo, perché tutte le volte che abbiamo accorciato la vista, e questi 15 anni di iperfinanzializzazione ce lo dimostrano, ce lo stanno facendo pagare, poi siamo stati incapaci, anche se avevamo delle intuizioni, di trasformarle in produzione. Questo è il punto. Io credo che noi dobbiamo anche fare i conti con un'altra cosa, ed è l'ultima, scusatemi, che in questi 15 anni l'Europa è cambiata molto. Noi 15 anni fa avevamo, in ogni paese c'era un centro e una periferia. E in un qualche modo la geografia politica coincideva con la geografia economica. 15 anni dopo, di globalizzazione dei mercati, di accelerazione dei processi di innovazione, soprattutto digit, di euro senza politiche economiche contestuali, fanno sì che oggi tu hai un sistema Europa che ha un centro unico, che piace o non piace, è il pezzo sud Germania, l'est della Francia, un pezzo di Italia, con una geografia economica che è diversa da quella politica. E allora il territorio ha anche questa funzione. Il territorio non è un sottoinsieme di un sistema nazionale coeso, è un sistema che ormai è transnazionale e che sente anche l'obbligo di non perdere tutti gli altri, perché anche questa è la funzione delle istituzioni, non è soltanto sostenere i primi, ma è sostenere i primi avendo sempre in mente che noi non lasciamo indietro nessuno. Grazie. Grazie. Grazie a Patrizio Bianchi.